Questo parcheggio è stato approvato nella sua convenzione, nella sua esecutività, nel maggio del 2004 dalla giunta veneziana di centrodestra, a sole poche settimane da fine mandato. Il progetto è stato ereditato dalla giunta Bruni, che l'ha portato avanti e nei primi anni del suo mandato ha subito pensato di rivedere la convenzione è lo strumento che regola quella che poi sarà la gestione economico-finanziaria del parcheggio. Nel 2008, nell'estate del 2008 il cantiere viene aperto ufficialmente e iniziano i lavori di scavo. Nel dicembre 2008 si verifica l'episodio franoso che tutti conosciamo, che secondo molti, è un parere anche del geologo del CNR Chiesa, secondo molti è stato causato da delle superficialità di valutazione nel metodo di scavo. Successivamente alla frana, tutto all'inizio del 2009, fino a gennaio inoltrato, inizio febbraio, i lavori sono stati ovviamente sospesi per cercare di mettere in sicurezza tutto il cantiere. Quindi sono stati fatti dei getti sulle parti che franavano ed è stato portato dall'impresa Locatelli, che è parte integrante della joint venture per la realizzazione del parcheggio, del materiale di riporto che è stato depositato per cercare di fermare e stabilizzare il fenomeno franoso. Nel 2012, a gennaio, se ricordiamo bene, sono stati chiesti degli accertamenti su vari terreni di riporto utilizzati dalla ditta Locatelli nei vari cantieri in corso della stessa ditta e a seguito del prelevamento di alcuni campioni si è scoperto che c'erano degli inquinanti all'interno di questo materiale di riporto, nello specifico cromo, idrocarburi e arsenico, quindi materiali inquinanti che evidentemente possono provocare problemi successivi. Siamo arrivati a questo punto al settembre 2013, ai giorni d'oggi. Ieri è notizia di ieri sull'Eco di Bergamo e su altri quotidiani che effettivamente questi inquinanti sono presenti. A fine novembre ci dovrebbe essere il dibattimento in tribunale che dovrebbe portare a decidere cosa fare e come operare. Allora, diamo alcune caratteristiche di quello che è il progetto attuale nella configurazione che è nota, anche perché la convenzione negli anni è stata modificata già 3-4 volte, sia nel numero dei posti assegnati, sia nella durata della convenzione, sia in tanti altri aspetti. Attualmente la convenzione prevede che all'interno del silos ci siano circa 400 posti riservati ai residenti o agli aventi diritto. La convenzione comprende anche però 100 posti circa a rotazione, cioè aperti ad esterni, quindi a persone che con l'auto provengono da fuori il centro storico. La durata attuale della convenzione nel progetto che è realizzato in project financing sono coinvolti parti private e parti pubbliche. Parti pubbliche sono il Comune di Bergamo, l'amministrazione di Bergamo ed anche ATB, l'azienda tranviaria bergamasca. Quindi evidentemente c'è un insieme di interessi diversi e anche parzialmente contrapposti. Questo progetto fin dall'inizio è in contrasto con il piano particolareggiato per Città Alta e Colli. Il piano particolareggiato, che è antecedente al 2004, quindi prima della firma della convenzione, prima dell'inizio di tutte le attività, diceva e dice tuttora che per una progressiva pedonalizzazione del centro storico è necessario realizzare piccoli parcheggi pertinenziali, quindi si parla di 50, 100, 150 posti massimo, a servizio dei residenti e degli aventi diritto, mentre contemporaneamente sarebbe auspicabile realizzare per gli esterni, quindi turisti o visitatori occasionali, parcheggi esterni alla cinta delle mura venete con un adeguato sistema di risalita pubblica che permetterebbe evidentemente, anche senza avere l'auto e poter accedere con l'auto, di risalire al centro storico senza alcun problema, senza creare ulteriore intasamento o problemi legati al traffico. Bisogna considerare alcuni fattori che sono legati più alla convenzione,
cioè la gestione della struttura, che secondo noi non sono stati sufficientemente approfonditi. Per esempio, non crediamo che ci sia stata sufficiente informazione presso la popolazione sul fatto che una volta realizzato il silo, i residenti saranno di fatto costretti a posizionare le loro automobili all'interno del silo, ma questo non a titolo gratuito, cioè si costringeranno di fatto i residenti a pagare una certa cifra che nel 2005 era quantificata in circa 1200 euro all'anno all'interno della struttura, questo senza dare di fatto delle alternative. Questo secondo noi può essere in prospettiva un fattore di espulsione sociale, perché evidentemente non si può dare per scontato che tutti i residenti vogliano o abbiano la possibilità di parcheggiare la propria auto all'interno di questo silo pagando una cifra che in alcune situazioni di reddito medio-basso può essere pesante, può rappresentare anche un mese dello stipendio di un operaio o comunque di una persona non benestante. Un altro problema che noi abbiamo evidenziato è quello che se non si dovessero trovare gli utenti disposti a pagare lo stallo di parcheggio all'interno della struttura, potrebbe essere facilmente prevedibile che la convenzione potrebbe essere nuovamente cambiata aumentando i posti a rotazione. Aumentare i posti a rotazione evidentemente non farebbe altro che aumentare il traffico carrale all'interno delle mura venete, con le conseguenze che conosciamo, e quindi di fatto allontanando ancora maggiormente la possibilità della pedonalizzazione entro il centro storico. Le nostre proposte, che potrebbero essere uno spunto per riuscire a risolvere questa problematica del parcheggio all'ex parco faunistico, potrebbero essere queste. Innanzitutto suggeriamo di operare una indagine dettagliata su quella che può essere la reale richiesta della residenza nel realizzare questo parcheggio. Pensiamo anche che, considerando che ci sono circa 1200 permessi di sosta e di transito in città alta e colli, se depuriamo questi 1200 permessi di quanti vivono comunque già sui colli e di quanti possiedono già un garage privato, crediamo che i rimanenti potrebbero trovare sicuramente uno stallo di sosta, non nelle piazze, ma sommando la quantità di posti disponibili nella struttura coperta e anche nei 200 posti sulle mura. I 100 posti a rotazione secondo noi andrebbero tolti o quantomeno destinati al servizio, per esempio, delle strutture alberghiere, quindi non lasciarli a rotazione libera per gli esterni, ma destinarli a chi all'interno del centro storico opera e potrebbe senz'altro disporne per le sue necessità. Si potrebbero appunto differenziare i costi degli stalli sulle mura e forse anche all'interno della struttura, per risolvere appunto questo problema di non creare un fattore di espulsione sociale. Quindi secondo noi, se si vanno a correggere questi difetti della convenzione e si operano in un modo più ampio, con una visione più ampia del problema, cercando di risolvere effettivamente il problema sotto tutti i punti di vista, si può arrivare anche abbastanza velocemente alla soluzione della pedonalizzazione del centro storico. È evidente che una scelta del genere dal punto di vista amministrativo è una scelta forte e che comporta anche un sacrificio, una riduzione di quelli che possono essere i vantaggi economici da parte del privato coinvolto nell'impresa, perché chiaramente se si limitano gli stalli solo al parcheggio interrato e alle mura solo ai residenti, non ci sarebbe quella redditività e quel profitto che attualmente viene dato dal gettito dei parcheggi sulle mura, che essendo a ore portano effettivamente grosse risorse, anche col parcheggio fermo, anche col cantiere fermo, nelle tasche di ATB e di Bergamo Parcheggi, che stanno portando avanti questa operazione.